bentornati nel mio canale. Oggi mi vedete in compagnia di nuovo di Stella, perché le ho cambiato i vestitini. Sinceramente mi piace troppo e volevo farvela vedere prima di parlare dell'argomento in sé. Quindi guardate quanto è tenera. Eccola qui, guardate. Cioè, obiettivamente questo è uno tra i lavori più belli che ha fatto Jennifer. E non è in silicone questa, a differenza di Emily. Dopo la prendo, ve le faccio vedere entrambe, quindi a fine video vedrete Emily. E niente, allora, però partiamo col video, perché altrimenti qua mi perdo un chiacchiere e non finisco più. Praticamente nel video di oggi voglio rispondere a delle curiosità che in tantissimi mi avete posto negli ultimi video. Prima di tutto grazie mille, perché stiamo arrivando a 90.000 iscritti, e dopo questo video farò un video apposito dove vi svelo una sorpresa che sto organizzando nel momento in cui un giorno, spero, arriveremo a 100.000, perché cioè non vedo l'ora, quello per me sarà un traguardo, cioè un sogno proprio, vabbè. Allora, una tra le tantissime domande che mi state facendo è: quanto costano le bambole Reborn? Allora, io in realtà ho sempre risposto a questa domanda anche nei commenti, e soprattutto se voi andate a visitare la pagina Facebook che si chiama Reborn Baby by Alice e Jenny, lì i prezzi ci stanno scritti di tutte le bambole. Allora, le bambole partono da un prezzo base di 400 euro, e adesso vi spiego, e arrivano anche a costare 1000, 1300, insomma costano tanto. Quando io dico prezzo base, molta gente mi chiede: vabbè, allora mandami le foto, dimmi quali sono le bambole che costano 400 euro. In realtà io non so rispondervi a questa domanda, perché Jennifer fa dei prezzi personalizzati. Cioè, se una persona vuole comprare questa bambola di base costa 1000 euro, ma se una persona la vuole con i capelli dipinti, quindi i capelli che non sono impiantati come questi, ma capelli disegnati, se la vuole senza il corredino, quindi senza il pacco completo con tutti gli accessori, è ovvio che costerà di meno. Al posto di 1000 verrà a costare, ad esempio, che so, sto sparando questi 900, non lo so. Comunque sicuramente costerà di meno, perché ci sono c'è tanto lavoro in meno, perché i capelli richiedono tanto tempo, quindi già se i capelli una persona non li vuole costa di meno, gli occhi chiusi costano di meno, senza corredino costa di meno, insomma ci sono delle varie particolarità. Poi bambole che hanno questa grande differenza di prezzo, quindi la bambola che costa 400, la bambola che costa 1000, cosa cambia? Molte volte la base per cui il prezzo è così tanto differente è il kit. Cioè, per esempio, Stella è un kit edizione limitata Real Born, vuol dire che lei è una scansione vera e propria di un neonato che è esistito, cioè un bambino vero. Le altre bambole, come per esempio la mia Nina o Samuel, se ve lo ricordate, o Sofia, non sono kit Real Born. Cioè, sono bambole create ad immaginazione di un artista, quindi ovviamente hanno un valore leggermente inferiore, perché la Real Born appunto è molto più realistica, cioè molto più vera nelle espressioni. Magari quelle non Real Born possono avere delle sembianze più da bambola, cioè sono comunque molto realistiche, ma magari hanno delle sembianze più da bambola, ecco, non so come spiegare. Altra domanda gettonatissima è: ma se costano così tanto, come fai a permetterti tutte queste bambole? Come mai ne hai così tante? Allora, da premettere che se io le avessi tenute tutte, ad oggi ne avrei avute 8. 8 bambole Reborn in casa, cosa che per me non era sostenibile, quindi alcune le ho dovute vendere, principalmente le prime che ho avuto le ho dovute vendere, perché appunto, cioè, per me era impossibile tenerle per motivi di spazio. Però per me è anche un lavoro questo, perché oltre a YouTube, cioè comunque io aiuto Jennifer, come voi sapete, nella gestione della pagina, quindi delle vendite, perciò per me è un lavoro averle. Dato che molti nei commenti mi scrivono: però non è giusto, tu hai le bambole e poi te le vendi così, io le vorrei, però non posso averle. Cioè, raga, io non lo faccio con cattiveria nel venderle, lo faccio per motivi, credetemi, concreti di spazio. E alcune persone mi hanno detto: se ne avevi già tante, perché te ne sei fatte mandare delle altre? Domanda giustissima. Io me le faccio mandare sempre nuove, perché ogni volta che Jennifer crea una nuova bambola è sempre migliore di quella precedente, perché l'artigianato funziona così. Immaginate voi di fare per la prima volta un trucco.
quindi per la prima volta mettete le liner, la matita, il rossetto, quello che è. Che succede? Che la prima volta vi viene un trucco, la seconda, la terza avete già fatto un trucco meraviglioso. Questo che vuol dire? Che con la pratica le persone migliorano, gli artisti migliorano. Ho fatto l'esempio del trucco un po' così, ma potrei farvelo su qualsiasi cosa. Quindi è normale che Samuel, ad esempio, che è stata la prima creazione di Jennifer, quindi potete andare a vedere il video vecchio perché adesso non ce l'ho più, Samuel era praticamente completamente diverso da Stella. Cioè, se adesso l'avessi avuto e vi avessi messo Samuel vicino a lei, Samuel, cioè, imparagonabile, totalmente privo di dettagli, non so come spiegarvi. Comunque, perché è normale, era la prima creazione di Jennifer. Anche ad esempio Emily, la piccola Emily, che è la bambola in silicone che adesso ho, che ora prendo. Eccomi con Emily. Dicevo, la piccola Emily è la prima creazione di Jennifer in silicone. Questo che vuol dire? Che più ne farà, più migliorerà. Quindi molto probabilmente tra qualche mese mi manderà un'altra bambola in silicone e che sarà nettamente superiore e più bella di questa, perché è ovvio che un artista più creazioni fa, tanto più migliora. Ma non è una cosa che fa Jennifer, è in generale. Quindi, dato che per me è un lavoro, è normale che io debba favorire e debba presentarvi le bambole più nuove e non più quelle vecchie, perché ripeto, io non faccio soltanto video per intrattenimento, ma faccio anche video principalmente anche per lavoro, oltre che, lasciando stare che per me è nata come una passione, però nel frattempo è diventato anche un lavoro, quindi devo pubblicizzarvi, devo farvi vedere sempre lavori migliori, lavori più belli. Mi sono persa in un discorso enorme, ma la domanda era: come faccio a permettermi queste bambole? Allora, io non le pago queste bambole, perché appunto lavorando con Jennifer lei me le omaggia e io l'aiuto. Poi abbiamo anche delle nostre cose private di organizzazione nostra, appunto, che non sto qui a dire, ma comunque lei mi dà queste bambole e in cambio di pubblicità, quindi io ve le faccio vedere e niente, aiuto lei nella pagina e tutto. Quindi io non pago le bambole, e se dovessi comprarle io le ho comprate, le prime due sono state pagate e quindi non le ho avute gratis assolutamente. Ma ad oggi, se io avessi voluto una bambola, ad esempio una in silicone, mi sarei messa i soldi da parte e me ne sarei comprata una. Di certo non ne avrei avute tutte quelle che ho avuto, insomma, perché anche io, non come tanti di voi mi scrivono, non me le posso permettere. Anche io, raga, cioè, nel senso, è vero che lavoro, ma non navigo nell'oro. È chiaro che anche io, come tanti di voi, non potrei permettermi una di queste bambole. Però, sicuramente, per come sono fatta io, dato che le adoro e le amo, se non avessi lavorato con Jennifer, sicuramente mi sarei messa i soldi da parte per comprarne una, perché appunto, ripeto, l'ho sempre desiderata. Poi ho avuto questa fortuna, ma anche di questo ne parlerò in un prossimo video. E niente, spero che le vostre curiosità siano state soddisfatte. Se avete altre domande a tema Bambole Reborn, qui giù nei commenti voglio vedere tutte le domande che avete, quali video volete vedere, magari con Emily, appunto, che essendo una bambola in silicone dà molte più possibilità di creare dei video più particolari, tipo quello del bagnetto che ho fatto. Ma già ne ho in mente tanti, purtroppo ora siamo un po' bloccati per la questione del virus, altrimenti avrei già provato a fare delle esperienze. Ad esempio, sono sicura che farò il video di quando porterò Emily al mare, perché potendole mettere il costumino e potendola mettere nel canottino sarà una cosa troppo carina, quindi tanti mi piace, mi raccomando iscrivetevi al canale, anche perché ripeto, ai 100.000 ci sarà una sorpresa. Vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo come sempre al prossimo video.